Allora, uso il teletrasporto e vado a Rabanastra. Allora, a Rabanastra noi ci eravamo lasciati indietro una caccia. Qua possiamo parlare con il piccolo Orne e farci portare, per esempio, alla taverna del Mare di Sabbia. Allora, se noi diamo un'occhiata al nostro diario del clan e andiamo a vedere nella lista dei ricercati, vediamo che ci eravamo lasciati da parte il mistero nei sotterranei e abbiamo visto l'annuncio e dobbiamo parlare con Mila nel rione nord della città bassa di Rabanastre. Allora, noi possiamo andare direttamente lì per poter portare avanti questa missione di caccia. Eccoci, questa è Mila. Sei qui per l'annuncio? Non sai quanto sono felice, temevo che non venisse nessuno. In effetti, noi l'abbiamo preso un sacco di tempo fa e non ci siamo più fatti vivi. Quindi forse lei ha visto strappato il fogliettino della taglia e poi nessuno che veniva a parlarle. Ti spiego tutto. Un bambino si è chiuso in questa casa, dice di aver visto un fantasma e per la paura non vuole venire fuori. Dice che uscirà quando il fantasma sarà stato eliminato. Ho controllato, è un fantasma vero. Così disperata ho messo l'annuncio. Potresti sistemarlo? Sì, certo. Vai al deposito 5 e scendi nei canali di Garamsite. Si chiama Aliadin. Benissimo. Noi siamo già pronti. Dovremmo essere assolutamente in condizione di sconfiggere questi nemici. Oltretutto, io ci avevo già provato con Van da solo molto tempo fa, ma non è andata per niente bene, quindi in tre dovremmo avere facilmente ragione, anche perché ho qualcosa come. Eccoci qua. Allora, questa parte era una zona vuota. Almeno io c'ero già stato e non c'era assolutamente nulla. Non c'erano neanche i topi che il buon Van aveva ucciso nella primissima scena del gioco. Allora, io scendo, dovrebbe comparire in mezzo. Qui da qualche parte, eccolo qua. Allora, rallento i tempi. L'abbiamo già ucciso, non ho fatto tempo a rallentare e l'abbiamo già eliminato. Mi ha lasciato lo status sentenza che probabilmente mi ucciderà quando il timer arriverà a zero, ma posso sempre utilizzare delle code di Fenice per riportarmi in vita, quindi lo farò. Subito farò scadere questo timer. Volendo, dovrei avere degli equipaggiamenti in grado di poterlo salvare. Metto Baltir come leader e poi utilizzo una piuma di Fenice. Allora posso usare oggetti, andare a cercare la coda di Fenice e riporto il povero Vanni in vita. Adesso possiamo andare a ritirare la nostra ricompensa. L'hai eliminato, non avevo dubbi. Ma in realtà era una cosa abbastanza difficile per il livello a cui noi abbiamo preso la missione. Il fantasma è stato sconfitto? Ecco arrivare il Sek. Proprio così, tutto merito suo. Chi si vede finalmente? Dig! Papà, l'hanno sconfitto, sai? Non volevo farti preoccupare. Mentre richiuso dentro non ho riso per niente, sai, adesso che è tutto risolto però. Bene, qui abbiamo risolto una situazione di una famiglia di Sek. Noi abbiamo pensato che il bambino in questione fosse un umano, quindi il figlio magari di questa ragazza che si chiama Mila, e invece si trattava di un bambino Sek che potrebbe essere il primo che io vedo in questo gioco. Non pensavi che il bambino fosse un Sek? Forse avrei dovuto dirtelo, anche se un bambino è sempre un bambino, sì, io avrei fatto la missione ugualmente. Questo è un pensiero per ringraziarti, anche da parte del padre. E otteniamo dei guantoni, un etere e 500 gil. Allora, a questo punto, qua c'è un bello scrigno, torno nella città alta e vado a vedere se ci sono delle novità nella Associazione Centurio.
Girando per la città però incontro una dolceviera. Non ce ne sono molte nel gioco che mi parlano, anzi sono veramente poche. E questa è una viera particolare. Mi chiamo Katrin, ho fatto il grande passo e ho lasciato il villaggio, ma sono appena arrivata e non conosco nessuno. Ricordiamo che le viere sono provenienti da un villaggio, da vari villaggi, che sono nel continente più a sud di Ivalice. È un continente boscoso. Normalmente rimangono in quella zona, sono molto legate le viere alla propria terra, però qualcuna si è spostata, rimane comunque la razza meno rappresentata nella città per esempio di Rabanastre, però se ne vede qualcuna in giro. Questa è appena arrivata e si sente da sola e ha voglia di chiacchierare. È bello parlare con qualcuno, quando hai tempo chiacchieriamo di nuovo un po'. Allora, io posso riparlarle subito, questa città è bellissima, non la conosco ancora perfettamente, ma bene o male comincio ad ambientarmi. Ora farò fatica a ricordarmi i posti, forse come viera, sono ancora immatura. C'è una serie di risposte che noi dobbiamo dare per avere delle ricompense da questa viera, quindi noi diremo in effetti. Dici? Forse ho sbagliato a lasciare il villaggio? Niente, niente, spero di rivederti presto. Allora, a questo punto noi dobbiamo andare avanti nella storia per poterle parlare nuovamente. Se le parlo di nuovo, quello che mi dice è: ogni tanto mi perdo, ma molto meno di prima. Il fatto è che non ho mai una meta precisa. Non va avanti il discorso, semplicemente perché dobbiamo andare avanti un pochino nella storia. Andando un pochino avanti ci arriverà una seconda domanda, poi una terza e poi una quarta, al che si concluderà la linea di missioni legate a questa viera, che sarà sempre qui ad aspettarci a Rabanastre. Eccoci arrivati davanti al clan Centurio, dove dovrebbe essere comparsa una nuova caccia. Le cacce che ci sono in questa sede sono un pochino più complesse rispetto a quelle che si possono prendere nelle normali taverne. Parliamo con Montblanc. Come sta andando la caccia? Sei già diventato un esploratore? Ti stai dando proprio da fare. Il clan Centurio sa come ricompensare i membri più meritevoli. Questo è per ringraziarti. E già, mi regala due schegge Obliter e due Teleriti. Continua così. Sei già diventato un paladino? Ti stai proprio dando da fare. E il clan Centurio mi ricompensa. Noi abbiamo preso queste ricompense perché facendo varie altre cacce abbiamo guadagnato, diciamo, dei rank all'interno del clan dei cacciatori. Hai sconfitto Budino, gli enti locali di Rabanastre si congratulano e ti mandano questo. Grazie per aver reso più sicuri i canali. Bene, questo era un boss, un mini boss all'interno dei canali. Straordinario, hai sconfitto Incendio, l'associazione dei medici di Rabanastre si congratula e ti manda questo. Un sincero ringraziamento per i campioni destinati alla ricerca sui mali incurabili. Probabilmente appunto Incendio, che era quel cavallo infuocato con i tentacoli sulla groppa, poteva essere un elemento di ricerca per i medici di Rabanastre. Fantastico, hai sconfitto la regina Mimic. Una giovane signora si congratula e ti manda questo. Un altro messaggio, grazie di cuore per aver provato che mio padre, ingiustamente imprigionato in Albina, è innocente. Hai ottenuto 300 gil. Ok, noi abbiamo disponibili due cacce, Gallitoris e Lapitartus. Allora, prendiamo il primo. Trattasi di una cocatrice, sembrerebbe anche più di una, disponibile committente nella pianura di Giza. Un terribile mostro è arrivato nella pianura e sta terrorizzando i nostri poveri cocatoris. È urgente, vieni subito al villaggio nomade. Sì. Fantastico. Ricorda che io sono solo un intermediario. Per accettare ufficialmente il mandato devi parlare con chi ha messo l'annuncio. Quindi sì, devo andare dal committente nel villaggio. Ecco che la mappa me lo fa vedere dov'è. È proprio in quella zona dove c'è l'allevamento di cocatoris, ce n'erano alcuni, anche alcuni più piccoli, alcuni più grossi, all'interno di un recinto. Fagliela vedere a quei ricercati, più ne sconfiggerai, più ti farai onore. Allora, ho visto anche che ne aveva un'altra, cioè la Pitartus, e io la prendo istantaneamente. Devo parlare con Pilica a Bugerba, quindi questa mi farà un po' viaggiare, dovrò andare nuovamente a Bugerba, ma ci servirà il viaggio fino a Bugerba, poi vi farò capire perché. La bestiolina che allevavo di nascosto me l'ha proprio fatta grossa. Ti aspetto nella piazza celeste Cus a Bugerba. Noi avevamo già incontrato quel personaggio
Oltretutto, mi ricordo che un altro PNG lo stava cercando. Poi cercheremo di capire se si risolverà questo piccolo scenario. Ok, noi sappiamo esattamente dove si trova e possiamo proseguire. Allora, prima di tutto andiamo nel villaggio nomade, nella pianura di Giza, e andiamo a sconfiggere i Cocatoris. Eccoci arrivati al villaggio di Giza. Allora, abbiamo in realtà due missioni secondarie in questa zona. Una momentaneamente la ignoro, la farò in un altro momento. Adesso abbiamo in mente la caccia al Gallitoris e parliamo con Tera. Ultimamente i Cocatoris sono giù di morale, te ne sei accorto anche tu? Dania è molto preoccupata, come possiamo aiutarla? Allora, questo bambino già ci introduce al committente della caccia di cui ci hanno parlato a Rabanastre, quindi adesso vado direttamente a parlare con lei, che in mezzo a questo gruppo di eterogenei Cocatoris di varie dimensioni. Dania, sei venuto per via dell'annuncio, meno male, non se ne può più, guarda, c'è un mostro che terrorizza i miei Cocatoris. Il mangime sparisce e non li posso neanche più portare fuori, se continua così si ammaleranno. Ti prego, elimina tu quel mostro. Non ti preoccupare, io mi prendo l'onere di questa uccisione, ma ricordiamo bene che nella locandina c'era non solo un Cocatoris, c'era anche qualcosa di molto simile e più piccolo. Dania ci dice, fantastico, ci speravo proprio, allora ti do subito i dettagli. Gallitoris si è stabilito proprio qui vicino, a est. Devono essere nati anche i piccoli, ed è più violento che mai. Questo ci va a spiegare perché questa creatura è così vorace, praticamente non sta cercando il cibo solo per se stessa, ma anche per i suoi piccoli. Come se non bastasse, se sente che qualcuno si avvicina, scappa via. E questa sarà una nota di gameplay che in questo momento noi magari potremmo anche riuscire a ignorare con la nostra potenza. Anche a nome dei Cocatoris ti chiedo di sconfiggere il mostro e tutta la sua progenie. Ok, quindi accettiamo la caccia e iniziamo questo viaggio. Adesso Dania ci suggerisce di andare nella riva nord di Gizas, ma in questa stagione il fiume insecca. Dal villaggio vai a sud-est. È là che deve esserci il nido. Il problema è come avvicinare la famiglia. Io proprio non riesco a escogitare niente. Magari puoi provare a chiedere ai bambini, visto che conoscono bene la pianura. Allora, i bambini che sono qui non mi dicono nulla riguardo questa caccia. Quindi si sta parlando sicuramente di bambini che troveremo lì sul posto o nelle vicinanze. Parlando in giro con le persone del villaggio, ho scoperto una linea di dialogo interessante che mi dice Regina. Dicono che la principessa di Dalmasca è viva, ma non si era suicidata? Non ci capisco più niente, si vede che in città amano mettere in giro storie di questo genere. Cosa vuol dire? Che la nostra evoluzione nel gioco ha fatto cambiare alcune linee di dialogo di alcuni personaggi. In questo caso Regina è venuta a sapere che Ashe è viva. Non saprei come, perché si deve essere mossa veramente molto velocemente questa voce, però è arrivata fino qui e questa ragazza ce l'ha riportata, quindi diciamo che la notizia ha fatto il giro, è arrivata direttamente a noi che siamo i diretti responsabili dell'inizio di questa notizia. Allora, per far spawnare il Gallitoris e la sua progenie dobbiamo fare fuori tutti i mostri che sono in quest'area e poi zonare e rientrare poi qui dentro. A quel punto comparirà il Gallitoris. A causa di una problematica legata all'effetto sentenza della caccia nei canali, è rimasta Fran, la mia capa del gruppo, del party, quindi in questo momento sto utilizzando lei per la prima volta come primo personaggio. Io adesso andrò a cambiarlo perché mi trovo più volentieri a mio agio con Van, per una questione legata anche alla sua abilità di rubare, per cui io mi avvicino prima di tutti gli altri al nemico per derubarlo, per poi lasciar fare, diciamo, lavoro sporco ai miei compagni. Allora, esploriamo bene in maniera da liberare tutta la zona. Qui ci sono ancora qualche nemico, vedete come sistematicamente vado anche a colpire quelli che sono inoffensivi o comunque di loro iniziativa non ci attaccano. Scusate la velocità estrema a cui sto andando, capirete che questa è un'operazione piuttosto semplice e noiosa, quindi non c'è bisogno
di grossa concentrazione. Ok, dovrei aver ucciso ogni essere vivente qui dentro. Quindi mi preparo a uscire e rientrare. Magari esco dal lato non della città. Esco da quest'altro lato che mi connette a un'altra area dove ci sono i mostri. Allora, siamo rientrati nella zona, in effetti la vedo particolarmente disabitata. Ho visto in lontananza uno di quei cocatoris che si rotola per muoversi. Adesso mi riavvicino un attimo, lo vedete laggiù in fondo? Allora, quello è uno dei piccoli. Ci sarebbe, come vi dicevo, un metodo per fare la missione nella maniera giusta, quella suggerita dal gioco, e sarebbe addormentando i nemici uno per uno e affrontarli, quindi senza che ognuno vada a richiamare i suoi compagni. Oltretutto poi tendono a scappare, quindi dovremmo essere piuttosto rapidi nell'eliminarli, cosa che normalmente al livello consigliato non sarebbe possibile fare. Cosa accade quindi? Io non ho la magia Morfeo, o meglio, io ho la magia Morfeo, ma non ho nessun membro del party in grado di utilizzarla. Allora cosa farò? Creerò un party molto combattivo. In questo caso quindi metterò in squadra, toglierò Fran e metterò Bash. In questa maniera dovrei avere abbastanza cattiveria fisica da poter eliminare i nemici al momento dell'apparizione. Ce ne accorgiamo subito, ci avviciniamo piano piano. Allora, per ora ne vediamo uno, ma so che se ci avviciniamo troppo si srotolerà, non sarà più una rotella come state vedendo adesso, e apparirà quello grosso, che è in effetti molto grosso e ricorda alla stessa fattezza del primo nemico che incontriamo nel Tactics che uscì per DS ormai tanti anni fa. Allora, stiamo facendo molto bene il nostro dovere. I nostri combattenti sono veramente molto più forti rispetto al nemico, quindi abbiamo molto buon gioco. Galitoris, fine della caccia. Il Galitoris sarebbe anche rischioso come avversario perché è in grado di pietrificarci a furia di attacchi pietrosi, quindi bisognerebbe tenere conto anche di questo. Noi chiaramente siamo di molti livelli superiori, quindi non abbiamo bisogno di farci questo tipo di problema. Io suggerisco sempre, ma suggerisco per una questione di praticità all'interno di una perfect run, di andare sovralivellati. Io posso assolutamente, io lo dico spesso in questa serie, posso capire la voglia di sfida, ed è legittima, del resto ci stiamo divertendo. Nel caso comunque ci sono dei canali dedicati al completamento del gioco anche con requisiti minimi del proprio party, cioè riuscire a ottenere massimi risultati con il minimo del livellamento. Questo è una cosa molto interessante perché appunto ci mette veramente alla prova, creandoci a volte anche dei limiti in maniera volontaria. Questo l'ho visto fare anche in Final Fantasy XV con persone che si rifiutavano per esempio di salire di livello, provavano a sconfiggere il nemico a livello 1, cosa molto semplice in Final Fantasy XV perché non si può morire, però in giochi come Dark Souls fare questi virtuosismi è davvero da record man, da applausi. In questo gioco si poteva quindi fare in questa maniera, cercare di fare le cose a un livello molto basso, in maniera da dare spazio anche all'utilizzo delle varie abilità e scoprire le vere potenzialità di ogni combattente. Questo noi lo vedremo comunque, ma lo vedremo contro i nemici più importanti e più difficili del gioco. Per quanto riguarda le cacce a questo livello, io non ho voglia di impazzire e rischiare, quindi cerco di andare, come ho sempre fatto in tutti i miei playthrough e in tutti i giochi che io ho giocato nella mia vita, cercherò di essere più rapido possibile nella sconfitta dei nemici a costo di perdere tempo prima nel farm, a volte selvaggio e eccessivo, devo ammettere, però posso capire assolutamente le critiche che possono essere mosse e metto le mani avanti dicendo questa run sarà fatta in questa maniera, quindi cercherò sempre di mettermi in grande vantaggio sugli avversari. Andiamo di nuovo dalla nostra committente. Ok, siamo tornati al villaggio, andiamo a parlare con la ragazza dei Cocatoris. Eccoci qua. Hai sconfitto il Galitoris e i suoi pulcini, sei stato grande. Questo è per ringraziarti. Allora, ci darà
vediamo subito, 1000 gil, un'armilla di ambra e un nuovo arcobaleno. Allora, per puro sfizio andiamo a controllare poi nell'inventario di cosa si tratta. Finalmente posso portare a spasso i cocatoris, non si direbbe, ma sono tanto indifesi. Beh, perché ne abbiamo affrontati davvero preparati al combattimento, quindi è anche abbastanza belligeranti perché nella prima area ci attaccavano a vista. Allora, andiamo a vedere quegli oggetti che abbiamo ottenuto nell'inventario, negli accessori. Troveremo l'armilla di ambra, che aumenta la potenza degli attacchi se entrambe le mani sono libere. Per quanto riguarda l'altro oggetto, era un bottino, uovo arcobaleno, grande uovo, che cambia colore a seconda dell'angolazione da cui lo si guarda. È usato in cucina o come decorazione. Allora, mi sono reso conto che buona parte delle cacce, se non tutte, ci lasciano una sorta di trofeo, un oggetto che ci può servire poi eventualmente più avanti per altre missioni. Quindi diciamo che il gioco ci stimola a fare queste cacce e ottenere questi oggetti che assolutamente non devono essere venduti per nessuna ragione.